autorità, colleghi, amici della Wiltux, amiche della Wiltux, che siete arrivati qui da tutta Italia, benvenuti e grazie per la vostra presenza. Iniziamo con la manifestazione di oggi, il primo appuntamento importante pre-congressuale. Sono felice di dare inizio a questo convegno. Spero possa essere un evento importante e costruttivo, nel quale potremo analizzare e discutere della situazione del terziario, dei suoi possibili scenari di crescita, della sua centralità nella rinascita del Paese e, perché no, anche del ruolo delle istituzioni e delle parti sociali nel dare indirizzi lungimiranti per rendere più competitivo e attraente il nostro straordinario Paese. Dobbiamo riprendere la strada della crescita, ma una crescita solidale che non lasci nessuno a piedi. Oggi proponiamo un patto che pone al centro crescita e lavoro, includendo la dimensione sociale, creando un giusto equilibrio tra libertà economiche e diritti sociali. L'Italia è il terziario che portiamo avanti insieme, è l'Italia delle soluzioni concrete, che rafforza i propri valori. Crescita, lavoro e solidarietà sono i capisaldi che attueremo per rilanciare l'Italia e ridare fiducia agli italiani. Una società con più anziani, con più immigrati, con pochi giovani e con opportunità di lavoro in declino pone già oggi la necessità di attivare politiche assistenziali che consentano il mantenimento degli standard di vita attuali se non il loro miglioramento. È necessario cambiare l'organizzazione sociale per mettere nuovamente in sintonia welfare e produzione. Da un lato occorre cambiare l'organizzazione produttiva per mettere al lavoro più persone di quante sono entrate nel circuito finora. Le donne, agendo su orari di lavoro e servizi sociali. Gli anziani, pensando ad un altro modo di organizzare il lavoro, rendendo meno pesanti le mansioni, gli orari, le responsabilità individuali. I giovani, immaginando un maggior legame tra gli stage aziendali e i processi formativi. Queste sono alcune delle proposte che la Wiltux vuole condividere e che possono contribuire a costruire un'agenda di priorità da realizzare insieme e dare impulso al settore del terziario, troppo spesso messo in disparte dai decisori politici. Il settore ha bisogno di essere meglio valorizzato per le sue grandi potenzialità di sviluppo e siamo certi che il professor Feltrin dimostrerà tutta la sua evidenza per il futuro dell'intera economia nazionale. Vi ringrazio. Veniamo alle conclusioni. Primo, abbiamo detto, cultura del servizio. Senza una rinnovata cultura del servizio, il terziario non decolla. Per sviluppare questa cultura del servizio occorrono relazioni sindacali di tipo diverso. Con relazioni sindacali di tipo 8-900 non si fa cultura del servizio. Secondo problema, bisogna assolutamente porre al centro di tutte le filiere, di tutto l'effort, il fatto che bisogna vendere i prodotti e la vendita è solo il terziario. Allora, questa idea che al centro della filiera ci sia il settore terziario non è ancora chiaro in moltissime aziende italiane, associazioni italiane, eccetera. Certo punto, bisogna aspettare che tutte le società occidentali invecchieranno, stanno invecchiando, e che quindi cultura del cliente vuol dire innanzitutto molto più attenzione ai servizi alla persona, molto più attenzione ai servizi sanitari, molta più attenzione a tutti quei mondi che sono i business del futuro. Conclusione. Tutte queste cose saranno possibili se in uno dei posti iniziali dell'agenda Italia verrà messo al primo posto la centralità del terziario. Siccome è già centrale, basta farlo diventare e mettere in comune un'agenda condivisa di rapide riforme che rendano il terziario italiano competitivo con quelli dei nostri paesi concorrenti.
Grazie e buon lavoro. La UIL, e mi auguro ovviamente anche CISL, CGL, il movimento sindacale di questo paese, a differenza di essere la palude, di essere rappresentato come la palude, dovrà tornare ad essere invece quel torrente impetuoso che è stato quando questo paese è cambiato e migliorato anche grazie alle persone che lavorano.